Non brillano le università napoletane nella graduatoria Censis 2024 e non crescono neppure gli atenei campani. Servizi, internazionalizzazione e occupabilità, le variabili che penalizzano maggiormente le università della regione. Le prime tre posizioni tra i mega atenei statali, quelli con oltre 40.000 iscritti, sono occupate stabilmente anche quest'anno dall'Università di Padova, prima con un punteggio di 89,5, seguita dall'Università di Bologna e dalla Sapienza di Roma. Sale al quarto posto l'Università di Palermo, mentre chiude la classifica l'Università di Napoli Federico II, bocciata soprattutto in strutture e comunicazione. L'Università della Calabria si colloca al vertice della classifica dei grandi atenei statali, da 20 a 40.000 iscritti, con un punteggio totale di 92,2, superiore a quello dell'Università di Pavia, che retrocede in seconda posizione. Terza in graduatoria è l'Università di Perugia, mentre salda in sesta posizione quella di Salerno con 85,8, che resta l'ateneo campano con il miglior punteggio e con dei picchi in comunicazione, strutture e borse di studio. Apre anche quest'anno la classifica dei media atenei statali, tra 10 e 20.000 iscritti l'Università di Trento, che con il punteggio di 94,5 mantiene la prima posizione. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Napoli Partenope occupano ex aequo la dodicesima posizione, con un punteggio di 83,5. Per la Partenope un buon dato è quello relativo alle borse di studio, non positivo quello di servizi e internazionalizzazione. Infine, nella classifica dei piccoli atenei statali fino a 10.000 iscritti, continua ad occupare il primo posto l'Università di Camerino con un punteggio complessivo pari a 98,8. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria scavalca al quinto posto l'Università del Sannio, quest'anno in sesta posizione con il punteggio di 82,7, che ottiene un buon dato soprattutto sulla comunicazione, mentre è carente per i servizi offerti agli studenti. In ultima posizione un'altra università napoletana, l'Orientale, che fino all'anno scorso era nel gruppo dei media atenei statali. Oltre al calo di iscrizioni, servizi e occupabilità sono gli indicatori peggiori per l'università napoletana.